Alfa Romeo, un nome che porta con sé tutta una storia, che ha innovato sempre, sia dal punto di vista meccanico che stilistico, con motori e prototipi che si meritano di essere chiamati capolavori. Non solo, ha contribuito a portare in alto il nome dell'Italia nel mondo, dominando le gare europee e mondiali. Una casa automobilistica che cerca anche oggi di tener fede al suo retaggio, creando auto per appassionati e maniaci come noi. Proprio oggi andremo a vedere la loro ultima opera, insieme ai ragazzi di Motor One. Partiamo dal nome, Giulia GTAM, Gran Turismo Alleggerita Modificata. Anche questo deriva dalla tradizione storica della casa milanese, un nome che ha regalato tante vittorie. Ma vediamo se la nuova GTAM è all'altezza del nome che porta, se solo avessimo una pista. Stringe bene, pure troppo, però mi piace. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zip. But my jeans seems got ashes from the plane. I'm elevating and crashing in the bed, but instead I hit my rooftop and watch the world go penning this. Look up at the stars as I burn slow. Head to the veil over by Shrouds. We in the house with the herbal. As I throw on my starter, once my ignition start up, it's go time. And we ain't even hit our prime in no time. Ragazzi, qui stiamo parlando di 540 cavalli che vengono erogati da questo motore V6 di derivazione Ferrari che, e venite qua da me adesso, tramite alcuni accorgimenti garantisce più robustezza sotto stress. Per contenere al massimo il peso sono stati rimossi anche i pannelli porta e le maniglie interne. Tetto, cofano motore, passaruota, estrattore posteriore e paraurti sono di fibra di carbonio, così come gli inserti degli interni e l'albero di trasmissione. Altri componenti sono stati realizzati con diversi materiali compositi che hanno permesso di risparmiare 100 kg rispetto alla quadrifoglio, riducendo il peso totale a 1520 kg. Un blocco un po' più carino, un po' a cagare. A parte che si chiude, sì, non mettiamo nessun blocco, perfetto. Non so cosa sia successo, ma è caduto tutto. Questo è errore mio, ma devo dire che nonostante siamo in modalità race, lei mi ha salvato la vita. Sto prendendo un pochino il ritmo, quindi bello, fantastico, continuerei ancora. Selfish kind of person.
Ragazzi, ma la state vedendo? È incredibilmente bella. Il centro stilistico ha fatto un lavoro stupendo. La bandiera sullo specchietto, i cerchi che mostrano quel freno carboceramico, tutto il carbonio che incrocia gli scarichi Akrapovic. E poi il colore. Viene venduta solo in 3 colori: verde, bianco e rosso. O bianco, rosso e verde. Avete capito, sì? Bene, abbiamo capito che è bellissima, ma come si guida? La portiamo nel circuito di Modena, dove c'è Giuliano, che è fortissimo, che ha visto nascere questo progetto, il circuito stesso, che me l'ha spiegata a me e adesso ve la spiega anche un po' a voi. Va bene? Arco 2 per 70-200, vibra stecca. Così berlina 50-50, puoi giocare con le traiettorie, sentire il bilanciamento entreno retrotreno. Tre modalità di guida, partiamo subito con la Dynamic, che è quella anche tarata per la guida sportiva su strada, ma vedi che il cambio fa la doppietta in Dynamic. Ok. Perché altrimenti in Normal è una guida più fluida stradale, vedi qua praticamente no, non la fa, invece in Dynamic switch. Senti che gli dà una sgasata. Sì, sì, leggera. È interessante secondo me andare a capire nelle tarature dove anche i controlli vanno a intervenire, no? Mi dicevi che ti lascia un po' di libertà effettivamente. Sì, man mano che vai, prima di disattivare tutto, c'è anche questo scollino. Anche perché senti che coppia che ha. Bella. Viene via proprio. Poi se do tanto gas, vedi, tac, sì, è intervenuta. Qui invece, di nuovo di seconda, aspetto, se do un po' più di gas, vedi, ha parzializzato, però non è stato cattivo. È vero. Me l'ha tenuta un po' lì per farmi fare velocità. Molto bella questa cosa, molto. Senti come viene. Comincia ad anche a piovere. Eh sì, quindi da un lato ci divertiamo, vedi, per esempio qua, senza elettronica, vedi, e lì cominciava ad andar via. Mi ha dato la sensazione che fosse intervenuto leggermente. L'ho tolto io. Ah, hai tolto, sì, l'ho tolto io. Io la trovo la cosa più bella nei track day, appunto, scambiarsi i pareri anche con le auto su questi aspetti qui, no? Quella curva lì, in quel punto, l'hai sentita com'è? In che modalità eri? Cioè, come ti senti? Come ti trovi? Ah, io preferisco questo, quello. Certo. Cioè, sono i weekend più belli per me. Assolutamente. Ok. Ecco, di stare largo per far bene questa, no? Esatto, vedi? Così uno va già a sentire. Comunque, sto a un filo di gas e c'è una coppia strana. Hai visto lì che sul dosso cominciava a perdere aderenza dietro? Vedi come si esprime? È un motore che viene su dopo. Sì. Ok, devi lasciarlo un attimo esprimere. Diciamo che al di là della velocità, questi continui cambi di direzione dell'autodromo, ci sta avere una macchina più ferma. Sì. Però è anche bello, se cambia l'aderenza dell'asfalto perché è un po' bagnato, provare a modificare alcune impostazioni. Sì, assolutamente. Anche perché questa macchina qui, essendo così bilanciata di pesi, tu senti subito delle differenze. Esatto, è bilanciatissima. Distribuzione dei pesi al 50-50 con motore anteriore e trazione posteriore. Questo rende la guida della GTM uno spettacolo, anche perché lo sterzo, su cui non si riesce proprio a staccare gli occhi, è tarato in modo tale che con un minimo angolo variante la vettura risponde con un cambio di traiettoria istantaneo. Almeno nelle prime ore di guida la GTM va ascoltata, capita e guidata con i guanti, ma una volta rotto il ghiaccio sa rendere la tua giornata indimenticabile, sia in pista che su strada. Faccio di terza questa, vediamo se paga, nonostante il race board, lei mi protegge. Brutta questa, cazzo. Ora Giuliano mi si beve. Io ho fatto 9 anni di arti marziali. Come Card Taylor. Non metto la cera, non tolgo la cera, tolgo i moscerini però. Però se lo faccio incazzare dopo 9 anni di arti marziali. Trovo che questi ring sui cerchi siano un po' tamari. Serve per vedere quando tu hai quasi finito le pasticche dei freni, che questo diventa quasi tutto nero. Perché wow! Il fading della polvere delle pasticche arriva sempre di più verso l'estremità del cerchio. E il signor Torisi muto! Yeah, it's deep.
baby said that they don't got a future, future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Oh, ragazzi, ringrazio Motor One di cuore, proprio perché ho avuto l'opportunità di guidare una Giulia GTM che non capita tutti i giorni. E quindi grazie, le immagini che avete visto sono state catturate da loro, sono bravissimi, sono fortissimi. E poi io ho messo insieme questa storia per voi, iscrivetevi a sto canale, mettetemi like, sennò l'algoritmo non mi busta il video. E buon anno a tutti, buona Giulia GTM, grazie Motor One, siete belli come il sole, come quelli del nord, devo dire. Ciao, ciao. Mi piace, mi piace. Tipo un groll qua dentro.